Nell'ambito della discussione sull'utilizzo del fondo complementare al PNRR per le regioni terremotate, arriva il secondo incontro organizzato da Stefania Pezzopane, deputata responsabile nazionale del PD alla ricostruzione delle aree terremotate, sull'obiettivo lavoro, le occasioni per l'Aquila e l'Appennino, creare nuovo lavoro con i fondi in arrivo è la parola d'ordine. PNRR è una grandissima occasione, piano di ripresa e resilienza nazionale. Ci sono molte risorse e ce ne sono anche nello specifico per i crateri sismici. Quello che è necessario però è avere numeri, dati, consapevolezza della grande sfida che dobbiamo fare. Un'analisi dell'attuale situazione occupazionale realizzata dal ricercatore Alberto Bazzucchi con il commento di Lelio Iapadre, docente di economia all'Università dell'Aquila e coordinatore del progetto Territori Aperti, ha messo in evidenza quali siano i settori su cui poter intervenire immediatamente. Sicuramente i nuovi settori, ma anche il manifatturiero. E quindi il settore del turismo e della cultura, la sanità, cioè ci sono dei punti di eccellenza del nostro territorio che vivono invece una crisi pesante e su cui bisogna intervenire, quindi non chiedere i soldi del PNRR a pioggia, tanto per fare qualcosa, tanto per risolvere magari qualche problema che c'è nel cassetto. No, bisogna indirizzarli con una strategia complessiva verso ciò che serve, creare lavoro per le giovani generazioni. Quello che non ha funzionato adeguatamente nei soldi del 4%, per esempio, è che gli investimenti sono stati fatti, alle imprese dei soldi sono stati dati, intanto sono arrivati tardissimo e male, ma a parte questo aspetto, il numero di posti di lavoro che realmente si sono creati è stato insignificante, bassissimo. Tant'è vero che l'Aquila e il cratere sismico hanno perduto lavoro più di Pescara, più di. Quindi significa che adesso questi nuovi soldi debbono essere indirizzati di più. Se vogliamo risolvere strutturalmente il problema del lavoro, oltre a fare una ricognizione molto puntuale sulla domanda inevasa, per esempio quante sono le piante organiche da completare nella ASL, nei servizi, non con lavoro, non come stanno facendo adesso con lavoro interinale, ma con lavoro stabile, si può fare, bisogna fare proposte molto concrete, ma poi aiutare quei settori che dimostrano, oltre che dimostrano di essere al lavoro intenso. Per esempio, incominciamoci a difendere all'Aquila seriamente i call center, no? Che comunque occupano 1.400 persone e che continuamente in questi anni in aumento all'anno rischiano di scomparire. Sono 1.400 persone, cioè da soli equivalgono a tutto il settore farmaceutico, a tutto il settore dello spazio. Quindi va benissimo il settore farmaceutico e dello spazio, ma teniamo conto anche di queste altre attività, come il sistema delle piccole imprese. Per esempio, l'unica cosa che è andata un po' controtendenza ad Aquila in questo periodo è stato il fenomeno della ristorazione, dell'accoglienza. Ecco, si tratta di capire e di fare un'analisi esatta su questi aspetti.